Le due ruote piacciono sempre di più ai bresciani, a testimoniarlo i dati del servizio Bici Mia, che ha superato quota 10.000 sottoscrizioni. Occasione per celebrare un successo della mobilità sostenibile da parte del Comune, che ha voluto premiare così il 10.000° tesserato. Io abito a Malonno, però durante la settimana vivo qui da molti anni, sia durante gli anni dell'università e anche adesso che lavoro. Mi sono iscritto al servizio Bici Mia perché la mia bici si è rotta, l'ho sempre utilizzata e lo reputo un mezzo comodissimo per muoversi in città. È comodissimo, è molto più comodo che avere la propria bici perché la si può, soprattutto se la si utilizza nel centro della città, la si può posizionare, quindi il rischio furti è bassissimo. Ecco, poi anche la manutenzione la fanno loro, quindi è molto comoda. 62 ormai le postazioni sul territorio per un servizio che piace trasversalmente sia a uomini che a donne, ma anche e soprattutto intercetta i bisogni di mobilità di una larga fetta di bresciani residenti fuori città, ben il 41%. Un servizio che piace anche e soprattutto a giovani e studenti, circa il 43% dei tesserati. Questo evidentemente è simbolicamente un bel risultato che ci è sembrato opportuno e anche carino, come dire, pubblicizzare e in qualche modo valorizzare anche premiando il 10.000° abbonato con appunto un abbonamento anche alla rete del metrobus e degli autobus. E naturalmente per noi la mobilità ciclabile fa parte, è un segmento, un tassello importante di una più ampia visione di mobilità sostenibile. Noi abbiamo un obiettivo ambizioso in questo mandato amministrativo, che è innalzare la quota di spostamenti quotidiani con mobilità sostenibile, quindi piedi, biciclette e trasporto pubblico, dal 30-35% che è lo stato attuale al 50%. È un obiettivo ambizioso ma anche al tempo stesso realizzabile con opportuni interventi, anche senza grandi investimenti, ma con una razionalizzazione di quello che abbiamo, una politica di incentivazione di queste forme, di queste modalità positive e di una interconnessione delle stesse, perché la chiave di volta, la chiave di vittoria secondo noi è quella di interconnettere queste diverse modalità. La PIL è la gratuità, il noleggio della bicicletta infatti è gratuito per i primi 45 minuti. Il servizio, promette il sindaco Del Bono, si ingrandirà ancora. Il desiderio è quello di allargare le postazioni ai comuni dell'Interland, molti infatti sindaci già interessati.